DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. State ascoltando Radio DJ, DJ chiama Italia. Una cosa mi ha colpito ieri mattina leggendo i quotidiani, una intervista con una ragazza giovane con un cognome importante, intervista però centrata sulla sua tesi di laurea. È una cosa che accade abbastanza di rado, no? A noi accade molto spesso qui in radio di avere ospiti studenti universitari, studenti, è un classico, che no? Fanno la tesi appunto su qualcosa che ha a che fare con la comunicazione, di diciamo rimbalzo che... direttamente parlano anche di noi. Diciamocela tutta, su 10 mail che arrivano, una è: sto facendo le tesi di laurea. Esattamente. Ingrosserò le file di disoccupati in scienze della comunicazione. Perché adesso fanno tutti scienze della comunicazione. Esattamente. Moltissimo. E sono consapevoli anche di essere pronti a stare in mezzo a una strada. Insomma, diciamo, no? Che scienze della comunicazione è la scienze politiche degli anni 2000. Sì. Non so se sei d'accordo. Allora, fra le tante tesi, appunto, ha attirato l'attenzione questa dal titolo Isole di specchi. Uh-huh. La relatrice di questa tesi è Teresa Guccini, sì, la figlia di Francesco, che però in questa tesi ha messo a confronto le sue due anime, quella di figlia e quella di figlia di, nel senso che per un po' ha rinnegato il padre essendo fans di coloro che non c'entravano niente con lui, e cioè di Robbie Williams e dei Take That. Abbiamo rintracciato Teresa, anche perché era già venuta a trovarci qui in radio quando era giovane, e rieccola qua. Teresa? Pronto! Ciao, buongiorno! Buongiorno, ti aspettavi di finire sui giornali con questa tesi? Ma un po' sì, per il discorso di Robbie, di mio padre, eccetera, sì. Però sinceramente non pensavo che la mia tesi potesse avere un eco così importante. E ti sorprende di più l'eco o la lode che ti hanno dato al DAMS? Ma visto che non ci ho messo 2 anni a laurearmi, forse la lode... Te la sei conquistata col tempo. No, l'eco sinceramente, perché in effetti è una semplice tesi di laurea, certo. Non mi aspettavo che potesse avere un riscontro così forte sui giornali, eccetera. Sì. Senti, ma tu l'hai fatta un pochino anche per pulirti la coscienza nei confronti di tuo padre, questa cosa, per dire: papà, io non ti volevo tradire, che ero giovane, il succo è questo un po', no? Può essere, poi insomma la suma l'ho raggiunta quando sono partita per Londra e mi sono trovata a lavorare per Robbie, quindi insomma questa è stata veramente... Ti la sei mia... trovata a lavorare per Robbie nel senso che... Nel senso che lavoravo... Facevi la sua schiava del sesso o facevi qualcosa? No, purtroppo no, semplicemente lavoravo in ufficio facendo le mansioni più umili, quindi no, però è stata un'esperienza molto bella. Ma partiamo un po' dall'inizio, sì. Su cosa verte la tesi esattamente, Teresa? Dunque, la tesi verte su un'analisi proprio delle lettere che i fan spediscono, in particolare appunto a mio padre e a Robbie Williams, visto che ho lavorato per lui, ho avuto l'opportunità di raccogliere molto materiale. Sì, sì. Sono riuscita ad inimicarmi, penso, tutti i fan di mio padre, perché hanno pensato che io in realtà paragonassi loro due a livello musicale. In realtà è proprio un'analisi del divismo fino a se stesso e giusto, in particolare delle lettere. Certo. Quindi è il divo e l'antidivo, no, direi? Sì, sicuramente. Esattamente. Ma quello che sorprende è che le lettere sono veramente molto simili. Davvero? Sì. So che sembra una cosa estremamente paradossale, ma è così. Però io leggevo l'articolo ieri, ovviamente non ho visto la tesi, e c'era una piccola differenza, mi sembrava di cogliere, cioè il fatto che quelle che scrivono a tuo padre sono un po' più concrete, quelle che scrivono a Robbie sono un po' più sognatrici invece. Beh, credo che forse. Sì, un po' sì, però penso che questo sia legato al fatto che mio padre è molto più facile incontrarlo. Certo. Tra i vari pellegrinaggi, sia a casa Bologna, sia nella casa in campagna, eccetera, non è difficile. Non è uno che si nasconde, no, certo. No, assolutamente. E invece parliamo un po' dell'esperienza proprio nell'entourage di Robbie Williams. Cioè, tu cosa hai fatto? A un certo punto sei partita, sei andata o avevi contatti dall'Italia con email? Ma in un mio momento di follia, credo, sì? L'ho chiesto al manager di Robbie Williams se potevo incontrarlo per intervistarlo, per appunto, perché avevo bisogno di materiale per questa tesi. Sì? Sono partita per Londra, lui è stato gentilissimo, mi ha incontrato. Lui Robbie? No, lui manager, okay. Lui manager di Robbie. E alla fine di questa chiacchierata, con mia grandissima sorpresa, mi ha offerto di fare uno stage in ufficio da loro. E quindi ho passato un po' di tempo lì ed è stata veramente una bellissima esperienza. Ma tuo padre e Robbie hanno la stessa etichetta discografica? Sì. Quindi questo un pochino ti ha aiutato, cioè, no? Questo sì, sicuramente, anche perché ovviamente ho chiesto prima permesso
direttore artistico di mio padre se potevo fare questa cosa, però sì. Insomma. Senti, invece tuo padre come viveva quando tu avevi 15 anni ed eri innamorata di Take That? Rassegnato? Passivamente, sì. Credo di sì, poi come ogni padre, credo insomma subisca passivamente le passioni dei figli, qualsiasi esse siano. Anche perché sì, a 14-15 anni ero veramente follemente invaghita dei Take That in ogni loro manifestazione. Senti, e adesso invece che li hai conosciuti entrambi, che sei diventata grande, che hai analizzato il loro rapporto artistico con il mondo e tutto il resto, quale preferisci fra i due? Beh, domanda complicata. Mio padre è sempre mio padre, okay. Ovviamente. Poi è strano perché ogni canzone a me ricorda dei momenti della mia vita, perché è molto, molto autobiografico, quindi è difficile dare Quindi insomma, Teresa, adesso noi dobbiamo suonare una canzone. Guccini o Robbie Williams? Beh, diciamo per conflitto di interessi direi Robbie Williams, così non... così non sembra che l'hai messa all'interno all'interno dell'insieme Robbie Williams, che canzone vuoi ascoltare? Un singolo, ti prego, perché sennò ci metti un po' di difficoltà. Oddio, non lo so, Me and My Monkey è un singolo. Me and My Monkey, vedi la vera fan che c'è la passione. Non ce l'abbiamo, Me and My Monkey. Noi eravamo già lì pronti con Millennium, con Phil, con quelle cose banali. Va bene, Millennium. Ma allora, okay. L'ultima domanda mentre la puntiamo, è vero che Robby soffre di depressione secondo te o tutto sommato potrebbe anche non essere vero? No, credo sia vero e credo sia legato al fatto che non ha mai vissuto una vita normale. A 16 anni si è trovato buttato ad essere una pop star nel mondo. Gente come te, Teresa. Esatto, ti riconosco, ognuno ha i suoi scheletri nell'armadio. Grazie, un bacio e buona giornata. Grazie a voi, buona giornata. Ciao, ciao Teresa. DJ Chiama Italia. DJ Chiama Italia. DJ Chiama Italia.